Ta-da! Buonasera a tutti. Hanno messo la maschera davvero. Sembro Buonasera, Zorro. Buonasera, ben ritrovati a tutti quanti nella cucina di Tadà. No, allora, a parte che io sono molto gelosa perché ti hanno fatto la maschera. Scusa. Perché mi hanno visto in condizioni gravi. Aspetta, anch'io però. Ora io ti rubo il liquidino. Così guarda. Va via anche l'occhiaia. Va via l'occhiaia. Vuoi scommettere? Poi non lo sciacquo nemmeno perché sai, se questi qua dopo non li sciacqui, sono trattamenti che ti idratano. Perché noi ormai anche in cucina siamo multitasking, certo. Si balla, si cucina, si fanno le ricette, certo. Preziosi consigli, facciamo tutto. Di salute e si parla anche di beltà, come faccio io, no? Che quando cucino la mattina, che preparo le cose, cosa faccio? Mi metto le maschere, la mia nonna viene in cucina e fa... Ah! Cosa hai fatto, yeah. Francesca? Yeah. C'è Hulk, un giorno la maschera nera, un giorno la maschera gialla, un giorno la... Intanto voglio dire a tutti che sono attualmente ovviamente in diretta sul canale 15 Digitale Terrestre. Oppure streaming sul sito. Oppure live streaming sul sito www.rtv38.com. Oppure oggi sono eccezionalmente, guarda lì, diretta Instagram. Anche su Instagram, sul mio profilo. Eh sì, ogni tanto devo curare anche i miei followers. Social. Che sono tantissimi, guarda quanto mi scrivono, siete bellissimi e meravigliosi. Bene, detto questo, è preparata la nostra pelle per affrontare la terza parte di Tadà di questo lunedì che ci ha un po' spaventato. Siamo pronti? Abbastanza stanchi, pare che non ci siano novità, allora, circa appunto la situazione dello sciame sismico, no? Che avete sentito questa notte con particolare attenzione e con... diciamo particolare entità, 4.7, certo. 4.5.7, c'è chi dice 4.5, 4.7, appunto con epicentro a 9 km da Scarperia, perciò insomma è arrivata anche qua. Svegliati, è arrivata anche qui. Certo. Allora partiamo però subito con il cotechino natalizio, quindi subito, come nostra consuetudine, che cosa mandiamo? La lista degli ingredienti. La nostra lista degli ingredienti, che io vado a leggere subito. Un cotechino, un foglio di pasta sfoglia, due cucchiai da tavola di senape, due uova, una patata bollita, 80 grammi di lenticchie stufate e semi di sesamo QB. Vai caro. Allora, partiamo subito con questa ricetta che si svolge in questa maniera qui. Praticamente... ho preso un... voglio vedere se sei più rilassato, eh? Sì, dopo si guarda alla fine il trattamento, com'è andato. Allora, questa pasta sfoglia la potete trovare tranquillamente in tutti i supermercati del mondo. Quindi si stende la nostra sfoglia e la si buca o con un bucapasto, se no come potrete fare a casa con una forchetta. Perché... quando perché si... va bucata la pasta sfoglia? Perché quando si mette in forno se no gonfierebbe, cioè proprio tanto e quindi non diventerebbe una cosa ingestibile. In questo modo qui rimane comunque bassa e va anche meglio in cottura, ecco. Quindi si va a bucare la nostra pasta. Nel frattempo noi andiamo a fare un passaggio che poi serve per impanare il nostro involucro, ecco. Si va a sbattere le uova. Ma ti devo posso sbattere io con la forchetta? Le vuoi sbattere? Sì, dai, fammi sbattere le uova, fammi rompere le uova nel paniere. Ok, allora guarda, ti do il piattino. Basta qui. Ti do anche una forchetta, Franci. Forchetta. Ok. Vado? Sì. Allora. Si sporcherà il vestito, secondo voi? Cioè, guardate con che maestria sbatte l'uovo la Francesca, eh. Allora, nel frattempo... piace come sbatto l'uovo, eh. la pasta sfoglia è stesa. Io sono andato a prendere il nostro cotechino, l'ho comunque bollito per circa 10 minuti, l'ho fatto a vapore per renderlo più morbido e per fargli perdere tutti i grassi in eccesso. Dopodiché io vado a metterlo sul tagliere e lo pano leggermente, sì, lo senapo leggermente, quindi gli vado a dare un tocco, come dicevo prima Franci, un po' arrogante, un po' leggermente piccante, diciamo abbastanza importante, lo vado leggermente a senapare e lo vado a mettere dentro la pasta sfoglia in questa maniera qui. Dopodiché io vado a chiuderla in questa maniera, andando poi a togliere la pasta sfoglia, ecco, in eccesso, in questa maniera qui vado a chiuderla. Ok,
un pochino rimarrà attaccata, ma in diretta all over tutti i nostri social, sul mio social personale e anche sul social di RTV 38 si vede anche tutto un po' del nostro studio. E allora un po' guardo qui e un po' guardo qui e un po' guardo te e poi guardo anche la credenza, no, la credenza. Comunque la mia mascherina piano piano mi si sta staccando, speriamo che no, non si stacchi. No, ma allora ti aiuto io. È pronta Franci l'uovo? L'uovo è pronto. Allora, come vedete il nostro panettino, quindi il cotechino, è stato senapato e girato con la pasta sfoglia. Bene. Ci siamo, Franci? Sì. Quasi, sì. Ok. Bene. Dopodiché io vado a prendere i sesami. Ma serve per far attaccare il sesamo, vero? Sì, sì, sì. Ok, come e poi fa? Per renderlo anche dorato. Questo posso sciacquare? Sì. Allora, sesamo è pronto nel nostro piatto. Andiamo a bagnare leggermente con l'uovo la pasta sfoglia. Io intanto controllo tutti i followers. Guarda quanta gente che guarda. Ciao Sara. Buongiorno, allora. Invitami anche a me. Va bene, via. E si inviterà tutti nella cucina di Tada. Bravi tadaisti convinti. Bravi, bravi, bravi. Su Instagram un successo strepitoso. Le mie idee, no? Le mie idee delle ore 7 e 2, facciamo la diretta su Instagram. Però comunque è molto carino, perché così, se avete domande, anzi, voglio dirvi una cosa. Se avete domande sulla ricetta, su come si fa, scrivetecele proprio su Instagram, perché essendo in diretta vi possiamo anche rispondere. Certo, è vero. Eccezionale. Allora, ragazzi, il nostro cotechino va. Siamo troppo collegati. Lo sto impanando. Sono ovviamente, perché ecco. Allora. Vediamo. Ci siamo quasi. Bene. Andiamo a coprire tutte le zone perché non deve rimanere, ecco, buchi vuoti. Bravissimo. Dopodiché l'appoggiamo qua per poi cuocerlo. Intanto il sesamo leggiamo, lo sposto. Leggiamo, c'è una domanda. Francesca, certo, ma io la Benedetta l'adoro, la Benedetta spero che ci sarà presto. Vediamo che cosa c'è. Allora, scusate, Francesca. Francesca, invitami a allora. Me, saluta questo, saluta questa. Ancora non vedo scritto niente. Vediamo. Allora, vi spiego il passaggio leggermente, velocemente. Allora, teglia, carta da forno, sì, e mettiamo il nostro cotechino in teglia. 160 gradi, mezz'ora. Questo perché? Perché non brucia, va a cuocere perfettamente. E bellino. Sì, e quindi rimane bellino colorato, bello dorato, senza bruciarsi. Dopodiché si mette in forno per mezz'ora a 160 gradi. Quindi 30 minuti a 160 gradi, il cotechino in crosta. Ok, dopo averlo messo dentro. Ciao Carla, grazie, un bacino. Un bacino a te, poi che abbiamo? Guarda quanta gente. Ma che lavoro è? Questo qua è il risultato, signori. Stanno partecipando. Ragazzi, allora facciamo un canale, un IGTV su Tada. Facciamolo. Su Instagram. Fantastico. Franci, ti piace? Guarda com'è venuto. Ovviamente per tempi televisivi, certo, l'ho dovuto cuocere. Buono però, soprattutto. Sì. Qui abbiamo della crema da fare. Qui abbiamo la crema di lenticchie che andremo a fare velocemente. Fondo di cipolla, olio oppure scalogno come preferite voi. Andiamo a mettere la lenticchia, già comunque fatta. Aspetta, a vapore. Si sta staccando. Io tengo alla beltà dei miei chef. Aspetta. Non ecco. Si stacca? No, no. Mi prendo cura dei miei chef. Allora, visto? Prendiamo. Prendiamo le nostre lenticchie che l'ho cotta, quindi, vai, e l'ho messa a stufare con, okay, un po' di cipolla e scalogno. Ecco, nel momento in cui tu vai a frullare la lenticchia, deve essere tiepida, deve essere calda, allora, deve essere ovviamente fredda. Come tutte le cose, se le faccio calde, non si mangiano, quindi deve essere sui 65-70 gradi, in modo che non si bruci la lingua, ecco. Esatto. Come tutte le cose. Andiamo a frullare facendo una crema. Molto bene. Intanto io leggo, Cosa dicono gli amici? Che bella la maschera! Che bella la maschera! Allora, mi richiedono gli ingredienti. Allora, il commento: che bella la maschera. Andiamo a scoprire insieme gli ingredienti.
un cotechino, un foglio di pasta sfoglia, due cucchiai da tavola di senape, due uova, una patata bollita, 80 grammi di lenticchie stufate e semi di sesamo. Stiamo facendo questo esperimento su Instagram, quindi ci affineremo nel corso delle prossime puntate, però ci pare che vi piaccia e quindi siamo contenti perché siete veramente tantissimi, bravi. Allora, piace anche la tua maschera, anche a me tantissimo. Cara Irene, a me non me l'hanno voluta fare. Allora, dopo aver fatto... non si sa. Dopo aver fatto la nostra crema di lenticchie, noi andremo a mettere il secondo contorno, che è semplicemente una patata bollita e schiacciata con uno schiacciapatate, e facciamo questa cosa qui. Fantastico. Molto semplicemente l'andremo a condire con un po' di sale. Qui Francesca mi si sta staccando la mascherella. Non puoi capire quanta gente ci sta seguendo. Allora. Non te lo immagini. Poi un pochino di olio. Mio, io vedo i miei. Ah, ok, bene. Okay. Si sente mentre commenti. Allora, ripeti, vai. Lo ripeti, Costa, ci senti? Vai. Allora, andiamo a mettere il nostro contorno. Vai. Qui Francia la maschera, mi sa che la devo levare. No, parte, sono passati 10 minuti, aspetta, te la tolgo. Guardiamo un po'. Aspetta, Fusca, non hai più borse, io te lo dico. Hai visto? Quindi siamo pronti a riaffrontare un'altra nottata, eh? No, te sei pronta a fare un'altra cosa. Io stanotte voglio dormire. Ce n'abbiamo borse? Possibilmente. No, eh? No, fantastico. Ok. Allora, la nostra patata l'abbiamo passata, salata, pepata, oliata. Sì, che la bagno. Molto contento. E andremo a mettere, a copparla. Mirko Puddo, questo si conosce. Grande Mirko Puddo, questo è un pasticcere Riccardo, anche bravo. Grazie, facciamogli pubblicità. Grazie davvero. Ciao Mirkino. Allora, voglio mangiare questo. La nostra patata la mettiamo e la coppiamo. Non ho fatto niente. Franceschina, non lo fare, eh? C'è. Allora, c'è la bambina di 5 anni. Allora, la nostra patata è pronta. Adesso andiamo a fare questa cosa ganzissima che ti piacerà. Andremo a prendere ovviamente la parte centrale, che è la più bella, che è la parte più succosa, e andremo a tagliarla. Sì. Cioè, guardate dentro, qui voglio un'inquadratura special, Quadratura. Cioè, guardate dentro com'è. No, guardate com'è bello. Faglielo vedere anche a loro di Instagram, che non lo vedo. Guardate. Guardate Instagram. Questo cotechino. Guardate che cotechino. Senapato, sfogliato e sesamo, vi piace? Fantastico. Ti piace? Fame. Allora, adesso andiamo a tagliarlo e facciamo una cosa circolare. Senti, io vado a prendere l'estratto, ok? Ok, offro, grazie Francesca. Prego. Allora, andiamo a prendere il cotechino e lo andremo a posizionare in una maniera carina. Ragazzi, bisogna andare a ricomprare gli estratti, Dopodiché... Selvatico. Dopodiché... Io non sono bravissima come bartender, ma tanto questo è tutta roba naturale. Andiamo a mettere... Non devo mischiare nulla. Una cremina di lenticchia. Facciamo un piatto molto minimal, molto come se doveste fare una cena molto gourmet a casa, per, magari per i vostri ospiti. Questo non mi basta neanche per iniziare con me, però buono, eh. Ti piace, Franci? E poi magari ci andiamo a mettere anche un pochino di senape per dargli ancora un po' più... di acidità. Sì, anche un pochino sempre di arroganza, quindi andremo a mettergli un po' di... È un po' di arrogante. Che piatto è questo? Questo è un piatto arrogante. Quindi, bene, quindi ora devo fare l'assaggio e poi se è arrogante davvero parte la sigla. No, qui ci sta una foto prima. Qui ci sta una foto. Sono un arrogante e non mi importa se non sei più dalla mia parte. Non è importante. Falou.
cose che non vuoi scherzare. Tutto sì, noi. Allora, ora assaggio, eh. Adesso c'è l'assaggio, eh. Però guarda, visto che ci sono, gli voglio fare anche una foto. Perché almeno c'ho i miei amici anche io, gli facciamo una foto, no? Top. Come siamo social quando c'è Fusca. Posso? Vai, Franceschina, fammi... Dammi un'opinione giusta ed equilibrata. Sincera, equilibrata. Io faccio il bocconcino, eh. Guarda. A ragazza per bene? A ragazza per bene, insomma, per bene. A ragazza affamata, diciamo, ecco. Ho preso anche un pezzettino di patata, eh. Io mi bevo un po' d'estratto, eh. Vai, bravo. Io invece sono imbranata alle posate, ma questo fa parte di me. 1, 2, 3, che il cotechino natalizio versione Fusca venga naturalmente a me. Com'è? Come buono. Buonissimo? Buono o buonissimo? Buonissimissimo. Meno ma male. Ma buona la crosta di sesamo. Ha visto? Quindi questo, signori a casa, se volete, prendete la ricetta e fate il pranzo con questa ricetta qui. Che è veramente particolare, magari una è cosa un modo diversa, diverso una di cosa diversa così. Per fare il cotechino, quindi una cosa tradizionale a Natale o anche a Capodanno, può essere anche una ricetta per che Capodanno. Buono, ti piace? Ma lo sai che ora farò la pasta sfoglia sempre con il sesamo. Si può fare con tante altre cose, ragazzi, fare con i semi di zucca, con i semi di chia, ora vanno molto di moda i semi. L'uovo serve da collante. L'uovo eh? Serve da collante e per fare un po' la crosticina dura. Fa? Allora, praticamente facciamo il nostro cotechino bollito, dopodiché per levare tutta la parte del grasso in eccesso. Ecco, poi viene pesa la nostra pasta sfoglia, tirata e bucata per non farla crescere tanto. Ci viene messo il cotechino senapato leggermente, chiuso, dopodiché... fatto girare nell'uovo e panato con i semi di sesamo. 160 gradi mezz'ora per farlo risultare bello croccante e non bruciato. Riepiloghiamo gli ingredienti. Sì. Allora, un cotechino, un foglio di pasta sfoglia, 2 cucchiai da tavola di senape, 2 uova, una patata bollita, 80 grammi di lenticchie stufate e semi di sesamo. La patata invece? La patata è una classica patata al vapore, quindi molto light. Condita con sale, olio buono e pepe e coppata con un coppa pasta, se no potete fare delle knell con un cucchiaio, con una pallina, quello che vi pare. Ecco. Se no invece potete naturalmente mangiare come si fa noi, così, con sì. Un cucchiaio asprombattuto. Sì. Asprombattuto. O se no potete fare anche un classico purè, che ci sta sempre bene, ecco. Certo ce n'erano poche, quindi mi sono messa anche quella del telefono. Sì, ce n'abbiamo di più ora. E vabbè, siamo all over. È vero. All over, digital world and TV world. Senti là. Great. Fabulous. Anzi, sai come dicono in America, tanto fucking fabulous. Questa è bella questa definizione. Bella, ti piace? Sì. Quando una donna arriva da te ti fa, you are so fucking fabulous. È lì, casco in terra. Comunque, io, Franci, visto che oggi sono qua, dimmi. Diciamo nel Monday, vai. E non sono nel Friday. Nel Monday. Io volevo salutare Stefano Agnoloni. Dai. E volevo ricambiare il suo saluto per me venerdì, quindi ciao Stefano, ci vediamo presto, eh. Sì, davvero. We miss Stefano. È vero. We are missing Stefano Agnoloni. Ora mi pensavo l'inglese. Aiuto. Oh, come si fa? Allora, importantissimo, che c'è? Che c'è l'Agnoloni? Una ragazza per il cinema? Non mi sembra cotto, no? È cottissimo! È cotto, ragazzi! È cotto come un fegatino, come noi. Anche noi. È cotto come un cotechino. Sì. Dice il fegatino. Toscasi dice, sono cotto come un fegatino per dire. Come un fegatello. Che onestà. Senti, ma tu quando torni nella nostra cucina? Allora, io torno lunedì prossimo, perché purtroppo ho degli impegni anche venerdì, quindi non ci sarò, ma ci sarò venerdì 20. Quindi... Venerdì 20 tutti insieme in compagnia. Vengo con il cappello. Vengo con il cappellino rosso, Glielo metto anche a Stefano, Quindi Stefano, anche Ivana, glielo metto anche a Ivana. Questa è Ivana, sarebbe se gli sta, non si sa. Ivana, non so se ti sta il cappellino rosso di Babbo Natale, però ci provo, ecco.
Devi comprare la calza di Babbo Natale. È vero. I pantaloni, permettete. Come la chiami te, Ivana? Sally? No. Sally Spectra. Sally Spectra. Bene, io ringrazio Federico Fusca. Do appuntamento naturalmente a tutti voi per domani 17.30. Stessa rete, stessa ora, tantissimi argomenti nuovi. E adesso do subito la linea al TG38 perché dobbiamo sapere gli ultimi aggiornamenti in virtù appunto di quello che è successo stanotte, quindi questo sciame sismico culminato con la scossa più importante alle 4.37 a 9 km da Scarperia, quindi nel Mugello, nella nostra Toscana. Sì, per sì. Fortuna non danni alle persone, un po' di danni alle cose, ma insomma finché è così... Meno male non alle persone. Esatto, soprattutto quello. Bene, grazie a tutti, buon lunedì sera, rimanete con la Rete TV38 perché questa sera poi è di nuovo Calciomania. E poi, ma noi, ma vi si dà tutto, eh? Ma quale altra rete vi dà tutto così? Ci vediamo domani, ciao!